Buongiorno, oggi parleremo della velocità della luce. Il primo a pensare di misurare la velocità della luce in qualche modo fu Galileo, che nel 1638, nei discorsi di dimostrazioni matematiche intorno alle nuove scienze attinenti alla meccanica e ai movimenti locali, propose un semplice esperimento che noi non ripeteremo perché totalmente inutile. Il problema è essere seri in queste cose. Nel 1676, Roemer, astronomo danese, notò delle incongruenze nei tempi di apparizione delle lune di Giove e aveva osservato che le eclissi di queste lune avvenivano con 16 minuti di differenza, quando la Terra era in una posizione rispetto al Sole e quando era in un'altra. Allora dedusse in questo modo che la luce impiegava circa 16 minuti a percorrere questa distanza supplementare. Conoscendo i dati orbitali, Roemer riuscì a determinare la velocità della luce in circa 225 milioni di metri al secondo, valore non troppo dissimile da quello attualmente conosciuto. Un esperimento migliore, soprattutto perché svolto in laboratorio, fu quello di Fizeau nel 1849, che facendo passare la luce emessa dalla sorgente attraverso una ruota dentata riuscì a ridurre la velocità. In che modo? Nel momento in cui la ruota gira, il raggio di luce viene intercettato da un dente e quindi non passa. Quindi, osservando questo raggio di luce, nel momento in cui il raggio sparisce, possiamo calcolare la velocità con cui si è spostato il dente, quindi il tempo impiegato per passare, e quindi eccetera eccetera. Nel 1883 il sistema internazionale, qui vedete un'immagine del Bureau de Mesure di Sèvres presso Parigi, fissò il valore della velocità della luce a 299.792.458 metri al secondo. Questo valore è ritenuto un valore significativo perché la velocità della luce è una costante fondamentale ed è, non è nient'altro che il legame tra spazio e tempo. Essendo una costante, possiamo utilizzare indifferentemente, esprimere i tempi come secondi, nella misura secondi, o col metro. E per esempio un anno, che sono 31.536.000 secondi, sono 9,45 per 10 alla 15 metri.